La torta salata più buona che ho mai preparato. Ciao a tutti, come state? Oggi andiamo a preparare questa magnifica torta salata. Il ripieno alla parmigiana rende questa torta veramente deliziosa. Dovete assolutamente provarla. Volete scoprire come l'ho preparata? Bene, andiamo a vederlo insieme. Prima cosa iniziamo a tagliare le melanzane. Io li taglio in questo modo. Ma si possono tagliare lunghe tranquillamente. Io le voglio fare rotonde. Io le sto tagliando con uno spessore di circa 1 cm, perché poi vanno alla griglia e se le faccio più sottili ancora non le vediamo più. Ci siamo. Adesso le metto qua dentro. Le cospargo con del sale grosso, così va via il liquido della vegetazione. Ora prendiamo un piattino piccolino e lo appoggiamo sopra le melanzane, così fanno un po' di peso, e le mettiamo via. Nel frattempo prepariamo il pomodoro. Per il pomodoro ci serve mezza cipolla, 400 g di passata di pomodoro, qualche foglia di basilico, pepe, olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Inizio a tagliare la cipolla a dadini piccolini. Mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. E adagiamo le nostre cipolle tagliate. Le facciamo rosolare piano piano. Adesso mettiamo il pomodoro, visto che la cipolla è bella rosolata. Aggiungiamo un pizzico di sale. Io vado a occhio. Un po' di pepe nero e un paio di foglie di basilico. Chiudiamo, abbassiamo la fiamma e lo facciamo andare per circa mezz'ora. Nel frattempo che il sugo si prepara, il pomodoro si prepara, le melanzane sono state un po' da parte. Adesso le tolgo e le metto ad asciugare su uno strato di Scottex, di tovaglioli. Le scuoto un po' così va via il sale grosso che hanno ancora incorporate. Asciugo bene così non hanno liquido. Ora siamo pronti per grigliarle. Ora taglio la mozzarella. Io sto usando la mozzarella che non lascia liquido, quello che si usa per le pizze, che rimane più asciutta. I cubettini di mozzarella sono pronti. Ora che abbiamo tutto, quindi il pomodoro, il grana, mozzarella tagliata a cubetti, le melanzane grigliate, ci serve una pasta brisée, un rotolo di pasta brisée. E assembliamo adesso la nostra torta salata. Per far sì che non si gonfi durante la cottura, bucherelliamo la pasta. Ora iniziamo la farcitura. Prima il pomodoro. Ora metto uno strato di melanzane. Ora mettiamo un po' di mozzarella. Grana padano. Il secondo strato di pomodoro. Adesso mettiamo un altro strato di melanzane, ma io per renderla un po' più bella vorrei tagliarle a metà, quindi mezzaluna.
Chiudo gli angoli della pasta, cercando di dargli una forma un po' carina. Adesso metto l'ultimo strato di pomodoro. Nascondo un po' di carta, che magari durante la cottura non vorrei che prenda fuoco. Aggiungiamo la mozzarella. E adesso l'ultimo tocco, qualche foglia di basilico. Adesso non ci resta che infornare a 190 gradi per 30-35 minuti. Questa è la torta salata alla parmigiana. Visto che il basilico durante la cottura si è bruciato, per dargli un tocco di colore ancora e farlo diventare ancora più bello di quello che è, gli mettiamo qualche foglia di basilico ancora. È squisita. Chi ama la parmigiana non può fare a meno di provarla. Se la ricetta vi è piaciuta, ricordatevi di mettere mi piace e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio e un abbraccio. Ciao a tutti!